Guardate un po' questo, potrebbe essere un salotto di casa. Fate attenzione a che cosa. Quando abbiamo una certa età, abbiamo degli oggetti che potrebbero essere estremamente pericolosi. Ad esempio, il cavo di una lampada, perché potrei inciampare. E soprattutto questo, il tappeto. Il tappeto è meraviglioso, però a volte è meglio non averlo. Il tappeto nel salotto, il tappeto nel bagno. Cosa invece ben diversa sono tutti gli appigli che possiamo avere, perché in qualsiasi momento ci possiamo appoggiare. È proprio così. Massimiliano Mariani, grazie, bentornato. Grazie a voi. E intanto vediamo anche Teresa che si sta riscaldando piano piano, con calma. Perché? Perché oggi di che cosa parliamo, Mariani? Parliamo del fatto che spesso molte persone, quando raggiungono una certa età, gli viene detto: vabbè, ma è normale che tu abbia questo tipo di dolore. E non è proprio così. Diciamo che sicuramente a una certa età si può incorrere a problematiche come problemi artrosici, reumatici, che possono generare dolori. In realtà spesso ci sono persone che iniziano a soffrire da un certo punto in poi avendo delle problematiche veramente invalidanti, e si giustifica il dolore con l'età, che è una cosa veramente sbagliata, perché questo pone la persona a sentirsi inadatta, inadeguata a poter fare qualcosa per se stesso e quindi a perdere l'autosufficienza e l'autonomia. In realtà si può fare tantissimo per le persone anziane, perché anche un paziente che arriva ad avere una sciatica molto gravosa che gli impedisce di muoversi e può avere 85-90 anni, è un qualcosa che può essere trattata, migliorata, risolta. E questo pone nel paziente anziano la possibilità di riprendere un'autosufficienza, riprendere a fare le piccole cose, anche il semplice andare dalla camera da letto al bagno da solo, senza sentirsi di peso per la famiglia o per le persone che li vogliono bene. Per fare tutto questo bisogna ovviamente, nei casi particolari, affidarsi a dei professionisti, dei fisioterapisti, degli specialisti che sappiano come riportare degli equilibri funzionali che vengono persi, perché l'anziano può perdere l'equilibrio di un corpo, così come il giovane che si blocca e c'ha la sciatica. Di conseguenza è fondamentale ritrovare questi equilibri, e avere una casa organizzata, come mi stavi giustamente dicendo, è fondamentale, perché comunque l'anziano ha delle piccole problematiche per cui può rischiare di cadere. Il tappeto è una delle, diciamo, degli utensili, degli oggetti più pericolosi che si hanno dentro casa. Si inciampa, si casca per terra e si rischia la frattura del femore, la frattura dell'omero, e quindi problematiche. Allora, ovviamente il tutto deve essere graduale. Guardate, certo. Teresa si sta riscaldando. Che tipo di esercizio potrebbe fare adesso? Facciamo finta come se Teresa dovesse avere 90 anni. Okay. 90 anni, più quindi, o meno. Più o meno. Qui, no, 90 anni e inizia ad avere qualche problemino. Allora, innanzitutto per le persone anziane. E poi tra l'altro dobbiamo dire una cosa, perché io l'anno scorso ho gareggiato con un signore di 90 anni, sì, sugli sci, ed è campione mondiale di master, sì, novantenne, ed è stato anche più veloce, quindi novantenni e novantenni ci sono. No, ci sono novantenni e novantenni. Io ho il mio papà che fa 80-100 km in bicicletta, quindi è fattibile. Ecco. Il problema è che le persone anziane, quando iniziano a rimanere troppo tempo dentro casa, iniziano a perdere quella che è la mobilità delle anche. Perché? Perché stanno troppo tempo seduti, stanno troppo tempo in una vita statica, e quindi un esercizio fondamentale da iniziare a fare appena si inizia a stare troppo dentro casa è quello di ruotare le anche. Anche ridare mobilità verso l'interno, badate bene, perché la maggior parte delle volte la perdita di mobilità è verso l'interno, qua ci si va sempre abbastanza. Il lavoro di intrarotazione e di mobilità delle anche permette alla postura dell'anziano di avere dei migliori accomodamenti per il bacino, per le lombari, per quindi la colonna graduale, vertebrale. Graduale, con calma. Con calma. Tra l'altro qui non rischiamo possono essere neanche anche di essere aiutati da familiari o da qualcuno, certo, nel momento in cui ci sono delle difficoltà troppo importanti, perché dobbiamo sempre pensare che a 85 anni possiamo avere lo sciatore, ma anche la persona, certo, che ha delle problematiche, certo, molto molto serie, che vanno assolutamente tenute da conto, ovviamente. Ok. Poi un altro lavoro molto semplice è un allungamento della muscolatura posteriore. Questa va fatta tutti i giorni, proprio perché perdendo un po' la mobilità, il paziente anziano tende a ritrarre la muscolatura, ma più si ritrae la muscolatura della catena posteriore, più si rischia di incorrere a tensioni muscolari, problemi lombari, sciatiche, problematiche alle anche, e di conseguenza più diamo elasticità alla muscolatura, più ci sarà mobilità. Ma quando noi sentiamo e parliamo di artrosi,
Sì. Abbiamo l'artrosi, ok, quindi non lo puoi fare. In realtà possiamo gradualmente fare questi esercizi? Bisogna rispettare il dolore. Se io faccio un esercizio che mi genera il dolore nell'articolazione per noi implicata, ovviamente dobbiamo limitarci e rispettare le sensazioni che il corpo ci dà. Però noi più creiamo lunghezze muscolari qua sulla catena posteriore, oppure ad esempio su un fianco possiamo fare un allungamento per il quadricipite, per chi ha problemi al ginocchio possiamo utilizzare sempre la corda dell'accappatoio e allungare in questa maniera, così da non creare, diciamo, un'iperflessione che può dare dolori. Però più creiamo lunghezze muscolari, più ci avremo scioltezza articolare e mobilità. Una cosa fondamentale è in realtà noi stiamo parlando delle persone anziane, ma questi sono esercizi che dovremmo fare pure noi, sì, nel quotidiano, perché quante volte facciamo questi esercizi in realtà? Io penso che difficilmente, poche volte. E stando tanto seduto, sì, e stando tanto anche in macchina, rischio proprio che tutta questa parte qui, quindi la catena anteriore davanti, sì, si accorci sempre di più. Ma invece devo allungarla. Questi sono tutti piccoli esercizi che non dovrebbero essere fatti da quando si innescano problematiche artrosiche, sono cose preventive che andrebbero fatte da molto tempo prima per non arrivare o per limitare i danni successivi dell'evoluzione del tempo. Ecco, ma rispetto ad esempio al mentre continuo a fare esercizi con Teresa, tanto la sua esperienza, suoi colleghi anche, persone che erano demoralizzate anche, sì, psicologicamente, perché proprio non potevano far più nulla. Beh, invece c'è stato uno sviluppo e hanno iniziato, come diceva prima lei, ad andare anche da soli al bagno. Capitano spesso pazienti che arrivano in terapia dai fisioterapisti, negli studi, che praticamente gli viene detto c'ha una certa età, è normale che questa sciatica non si possa curare. In realtà con un'attenta analisi, un'attenta fisioterapia, un ripristino dei fulcri, delle mobilità e un lavoro che va a riequilibrare quella che è la postura dell'anziano, che come quella del giovane si può alterare, può cambiare la sua funzionalità, può riprendere notevolmente la sua, diciamo, attività quotidiana, il che non significa che lo mandiamo a correre, certo, lo mandiamo a rifare una vita quotidiana normale, quindi gli ridiamo un'autosufficienza che gli permette di godersi la sua vita, migliorare la qualità della vita. Questa è la cosa fondamentale nella persona anziana. Allora, per concludere, fondamentale per tutti è la respirazione. Sì. Come deve essere la respirazione? La respirazione la facciamo distesa. Sempre distesa. Sì, perché è la cosa migliore. Così riposiamo. Possiamo aprire le braccia, perché così apriamo anche bene la cassa toracica, e respiriamo gonfiando la pancia e prendiamo prima l'aria nella pancia e poi la portiamo nel torace. Ok. Poi quando espiriamo, l'espirazione deve essere molto lunga, deve essere rilassante, fuori. 3 secondi di espirazione, 3 secondi di ispirazione, dove prima si gonfia la pancia e poi si lavora sulla parte, ecco, toracica. E questo esercizio dovremmo farlo? Dovrebbero farlo tutti. E quante volte? Tutti, questo è un esercizio che può essere fatto tutti i giorni, ora l'abbiamo fatto da disteso, ma si può fare anche da seduto, si può fare anche davanti a un computer. Okay, questo giovane me lo fa fare pure Vera, sì, la mia insegnante, sì, che non è una fisioterapista, però mi dice devi fare ogni giorno, perché comunque dice che in questo modo riesco a star più dritto anche, sì, vero? Sì. Perché sforzi anche la muscolatura. Sì, perché il diaframma quando lavora bene permette a tutta la struttura e alla cassa toracica di mantenere una posizione e una postura corretta. Comunque io mi sento un 46enne, però con un corpo di un centenne. E per questo il tornio serve a questo grazie, punto. Grazie, grazie a signora Mariani, grazie, grazie Teresa. Stai meglio? Benissimo. Benissimo, benissimo. Tu stai bene ogni qualvolta stai qui con noi. E certo. Adesso